Ciao a tutti ragazzi, oggi giocheremo a mangiamo tutti i cibi del colore del nostro slime. Sì! Oh, che bello lo slime, io adoro giocarci, non vedo l'ora. Bravo Stefano, lo slime è la cosa più bella del mondo e poi chissà cosa mangerò. Che schifo lo slime, a me non piace. Io sono curioso, non ci ho mai giocato lo slime. Ragazzi, non vedo l'ora perché è così rilassante. Babbo, però non abbiamo gli slime, io non posso nulla. Beh, in effetti me lo chiedevo anch'io, sì, Giorgia. Tranquilli ragazzi, perché adesso faremo il primo gioco dove a ognuno di voi sarà assegnato lo slime. Ragazzi, il gioco è molto semplice. Sul tavolo ci sono tante scatole colorate. Voi sceglietene una e all'interno troverete il vostro slime e il vostro primo cibo. Non so quale scegliere. Sono indeciso tra l'arancione e la gialla. Sceglierò la gialla. Io non so proprio quale scegliere, ma potrei scegliere la rossa o la rosa. Non lo so, mi sa che sceglierò la rosa perché è il mio colore preferito. Tocca a me, quale scatola posso prendere? La rossa o la verde? La rossa perché è il mio colore preferito, anzi no. Prendo il verde che non è il mio colore preferito. Magari dentro ci trovo qualcosa di bello, speriamo. Non lo so, sono belli entrambi i colori. Eh sì, ce ne sono due. A me piace l'arancione, in però. In realtà piace anche a me l'arancione. No, dai, lo voglio io l'arancione. No, lo voglio io. Stefano, lo voglio io l'arancione. Ok, va bene, possiamo giocarcela. Facciamo sasso carta forbici. Va bene. Va bene. Sasso carta forbici. Ho vinto. Quindi questa è mia. E io, va bene, prenderò la rossa. Chissà che colore ci trovo. Ogni concorrente ha scelto la propria scatola. Voi da casa continuate a seguirci e lasciate tantissimi like per scoprire il colore del loro slime. Io ho lo slime rosa. Io ho lo slime blu. Io ho lo slime giallo. Io ho lo slime arancione. Io ho lo slime verde. Che bello, è bellissimo questo slime. Non so, è vero che non ci ho mai giocato. Non sei molto bravo a giocare con lo slime, vedi? Vedi? A me non si appiccica. Ma a me non mi riesce, mi si appiccica tutto alle mani. Ok, ammetto che il blu non è il mio colore preferito, però diciamo che era tantissimo tempo che non giocavo con lo slime e mi sento come un bambino adesso. Che bello, sembra di essere tornati piccoli. Wow, è troppo rilassante giocare con lo slime, è la cosa migliore del mondo. Davvero, all'inizio pensavo fosse un po' viscido, però dopo un po' diventa carino. Il tuo colore è molto bello però, è il mio. Sono fortunata. Io adoro lo slime. È bellissimo. Ragazzi, che bello. Io non vedevo l'ora di giocarci. Guardate come si allunga. È troppo bello. Stefano, guardiamo che ci vuoi. Un mandarino. È aspro, non mi garba così tanto. Oh, che bello. Finalmente una challenge in cui si mangia subito. Mirtilli. Vabbè, diciamo che è ok. Perché sono buoni. Vediamo quanto ci hanno dato da mangiare. Ho le Big Bubble! Con questo sì che posso fare un sacco di bolle. Guardiamo cosa ho io invece. Te Giorgia sei stata molto fortunata. Baccelli. Davvero, non penso che li mangerò. Dai, ti do il mio cibo. No Giorgia, non posso, se no vengo subito eliminata. Ragazzi, sono stata davvero fortunata. Sono buonissime le mie fonti. Che schifo. Ragazzi, avete giocato con il vostro slime, avete mangiato il vostro cibo, io direi di dare inizio alla prima challenge. La prima challenge consiste nel centrare tutti i birilli con la palla. Perde chi ne butta giù di meno e avete solo a disposizione un tiro. E ai vincitori sarà consegnato del materiale per abbellire il proprio slime.
Ragazzi, io sono molto ansiosa perché io non ci ho mai giocato a bowling, però lo sanno tutti, vinco sempre. Ragazzi, sarà una sfida davvero difficile, però ci proviamo. Vabbè, secondo me è inutile anche giocare, tanto è vero, vince sempre lei. Speriamo di prenderli. Sì, ne ho presi 4! Speriamo bene, non mi sembra molto semplice come gioco. Ecco, lo sapevo che non ero tanto fortunata. Che schiappa, fortuno! A me questo gioco mi sembra abbastanza facile, perché questa palla è gigante, quindi i birilli li prenderà tutti. Aspettate, fatemi prendere la mira. No! Ho preso soltanto un birillo e poi quello da uno! Che sfiga, pensavo di essere più fortunata di Aurora. Almeno per una volta siamo pari. Giorgia ha fatto più schifo di Aurora. Non mi può andare peggio di Giorgia e Aurora. Quindi non mi resta che tirare. Uno, due. Sì, ne ho buttati a terra 4. E vai. Ne ho buttati giù 4. Oh, brava. Sarà un gioco da ragazzi. Gioco davvero tantissimo a bowling, quindi questo non lo posso perdere. Gioca tanto a bowling, fa quello bravo. Adesso gli devo fare uno scherzetto, così non vincerà. La mia palla vincente, questa volta ce la farò. Bene, ora tiro e... Giorgia! Oh, la palla, no! Ah, Giorgia! Ora, oh, mi hai fatto sbagliare! Ora vado subito a dirlo al giudice! Sì, ce la faccio, ce la faccio! Zio, zio! Scusa, ma c'è? Giorgia mi ha fatto perdere di proposito e non ho buttato giù neanche un birillo, quindi per favore vorrei ritirare di nuovo. No, a parte non si può tirare di nuovo perché ognuno di voi aveva un tiro a testa. Comunque io non ho visto niente. Aspetta un attimo. Giorgia, puoi venire un attimo? È vero quello che dice Stefano? No, non è vero, figurati. Comunque non farei mai distrarre un giocatore. E poi è invidioso perché io ho vinto e lui ha perso. Stefano dice che Giorgia che non è stata, aspetta un attimo. Ragazzi, per caso voi avete visto qualcosa? No, io non ho visto niente. Io. Allora Stefano, se non sai accettare la sconfitta, io non ci posso fare niente, ok? Ciao ciao. Questa me la paghi, Giorgia. Questo per te. Grazie. Questa è per Giorgia. Aurora. Sì. Mattia. Wow. E questo per te. Grazie zio, anche per me. Sì, però il tuo sarà un materiale che imbruttirà il tuo slime. Oh, che brutto. Per l'appunto. Che cosa ci sarà dentro questo recipiente? Ma che cosa sono? Ah, sono dei glitter arancioni! Che bello, il mio slime con questi glitter arancioni diventerà bellissimo! Vediamo che cosa ho io! Ragazzi, dei glitter dorati! Oh, non vedo l'ora di metterli nello slime! Wow, Mattia, ma sono bellissimi i tuoi glitter arancioni! Chissà come viene anche il mio slime con quelli dorati. Oh, una cascata d'oro. Che bella. Ora mescolo. Ops, ne ho buttati un po' di fuori. Oh, guardate qua. Come sbrilluccica. Vediamo cosa. Oh, che belli. Sono dei mini coriandoli multicolor. Wow, sono bellissimi, li adoro. Guardiamo invece cosa ho io. Allora. Wow, ma sono dei brillantini verdi proprio come lo slime. Secondo me ci staranno benissimo. Oh, oddio, ma sono bellissimi e poi tantissimi. Io li adoro, guardate, che belli! Sono bellissimi! Adesso tocca a me. Allora. Wow. Ci stanno davvero bene con il colore. Guarda Giorgia. Che bello, ma è più bello il mio. Il mio è più bello, cioè. Questo lo dici te. Vediamo cosa mi è toccato. Che cos'è? Oh, puzza tantissimo, è tipo polvere d'aglio, possibile? Questa cosa farà puzzare il mio slime. Ecco.
Mischiamo. Penso che verrà uno schifo. Ok. Puzza tantissimo di aglio. Infatti, vero? È disgustoso. Adesso mi vendico un po' di Giorgia. E voi ragazzi da casa, mi raccomando, lasciate like e continuate a seguirci per vedere cosa gli combinerò. Ma quanto sei carino. Bene, bene. Oh, devo andare in bagno. Lascerò il mio slime qui, tanto chi vuoi che me lo tocchi, vero? Ora gli faccio un altro scherzetto. Ti ho beccata! Bene bene, ho registrato tutto qui in questo tablet e ora lo vado a far vedere al giudice Salvo. No, per favore non lo dire a Babbo Salvo. Per favore, non lo faccio mai più, per favore. Mi dispiace Giorgia, meriti di essere squalificata per una volta. Zio Salvo, sì. Giorgia ha rinovinato di nuovo il mio slime. Dai, di nuovo, dai, non ci credo. Invece sì, guarda, ho qui le prove sul tablet. Beh, fammi vedere. Stefano, è scarico, non vedo niente, non c'è niente. No, zio, giuro, l'ho registrata, è tutto qui. Stefano, guarda, è scarico e poi comunque mi stai stancando. Ogni volta mi dici sempre le stesse cose. Se non vuoi giocare, non giocare. Oppure se giochi, devi comunque stare al gioco. Se perdi, perdi, basta. Comunque Stefano, siccome secondo me stai dicendo un'altra bugia, per la prossima challenge sarai squalificato, ok? Basta. Uffa, ma non è giusto. Anche questa volta l'ho scampata. Wow! Ragazzi, come vedete in questa challenge ci sono due palloni rimbalzanti. Saltateci sopra, fate il percorso e arrivate al traguardo. Il vincitore si aggiudicherà un altro cibo e un altro materiale per abbellire il proprio slime. Concorrenti, siete pronti? Sì! Via! Questa la vincerò sicuramente io. Devo vincere io. Mamma mia, ma quanto è difficile da guidare. Secondo me vince la mamma. La mamma è bravissima. Secondo me invece vincerà Mattia. Vincerò io. E vai, ho vinto! Non è valido, mi ha buttato a terra. Concorrenti, siete pronti? Sono prontissima. Io in realtà ho un po' di paura. Via! Portati, vattene. Devo vincere io, lo sanno tutti che vinco io. Giorgia, non fare la scorretta, vincerò io. Almeno questa volta. Tanto vince Giorgia, vero? Sì, anche secondo me. Portati Giorgia. No. Lo sapevo che era scorretta. Arrivo alla fine. Sì, ho vinto! Uffa, anche io volevo giocare. Ecco Giorgia, il materiale per abbellire il tuo slime è un cibo per te. Ciao! Zucchero pilota! Sì, grazie! Cosa c'è dentro? Non capisco. Ragazzi, sono bellissime! Guardate, sono... come prima, soltanto che sono piccolissimi coriandolini. Però sono tutti rosa, si abbineranno un sacco al mio slime. Bellissimo! Ecco Mattia, essendo che hai perso, ti do un materiale per imbruttire il tuo slime. Mi dispiace, ciao. Uffi però. Cibo e qualcosa per abbellire il tuo slime. Ciao. Vediamo cosa c'è. Allora, il cibo prima di tutto. E poi vediamo per lo slime.
Oh ragazzi, sapete cos'è? È una polverina che farà brillare il mio slime al buio. E vai! Aurora, questo è per te. Grazie. Guardiamo un po'. Dei capelli. Che schifo, li devo aggiungere allo slime. Che schifo. Quella sabbia sta diventando più duro. Povero Mattia, è così triste. Quasi quasi vi vado a portare una delle mie caramelline. Magari si tira sul di morale. Mattia, la vuoi una caramella? Sì, grazie Cinzia. No, questa non si può mangiare, Piace. Ragazzi, adesso vi do 10 minuti per abbellire o sistemare il vostro slime. Scaduto il tempo, vi voglio tutti quanti qui. Guarderò e giudicherò i vostri slime e il più bello vincerà 3 kg di slime. Che bello! Potrò far diventare il mio slime ancora più bello. Che buono. Sono sicura che questa volta sarò imbattibile. Questa volta il mio slime sarà il più bello di tutti. Spero di riuscire a sistemare il mio slime. Ancora puzza. Ok, allora facciamo un buco e ci mettiamo tutte le decorazioni. Innanzitutto voglio partire da questi che li ho trovati nella mini scatolina. Mescoliamo. Oh mio Dio, che bellezza. Ok, le fragoline. È disgustoso. Veramente puzza troppo. Ora credo che la sua forma migliore sia questa. Una piccola cacchetta blu, perché è veramente disgustosa, puzza in maniera assurda di aglio. Delle arance lo renderanno un po' meglio. Il blu e l'arancione ci stanno bene, no? Ragazzi, c'è un problema, il mio slime sta indurito. Ragazzi, io inizio a mettere la polverina che ho vinto prima. Chissà dopo se si illumina al buio davvero. E mescoliamo bene. Ok, mescolato. Poi cosa ci potrei mettere? Delle piccole stelline. Che colore prendo? Col giallo ci sta bene il viola. Che carine! Ecco, così può bastare. Sicuramente il mio slime sarà il più bello di tutti e vincerò. Siccome prima ho perso, devo metterci i capelli. Mi sa che non riuscirò a renderlo tanto carino. Che schifo! Lo stanno rovinando! Ah, ragazzi, il mio è bello, però quello degli altri è ancora più bello. Come faccio? Io devo vincere! Guardate ragazzi, ai concorrenti io ho preparato dei buonissimi biscotti. Quasi quasi li mangerei anch'io. E se anche voi piacciono, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci. Ragazzi, prima del giudizio finale vi ho preparato un buonissimo spuntino. Chi vuole un biscotto? Che bello! Ragazzi, che ne dite di andare a mangiarmi nel divano? Sì, ottima idea! È il mio momento. Che buono! Ragazzi, questo qui è il dentifricio. E ora io lo andrò a mettere qui. E lo sanno tutti che quando metti un dentifricio nello slime, lo slime diventa tutto sciolto ed è da buttare. Ok, che bello! È buonissimo, ci voleva proprio. Ok. È buono. Ok. Allora, questo qui è il mio slime. E qui stavo per rovinare anche il mio slime. C'è ancora puzza d'aglia però. Però è un biscotto molto buono, sì. Oh, incredibile. Bello. Avevo proprio fame. Sì, è vero. Che buono. Vola. Biscotto volante. Però buonissimo. Ragazzi, il tempo è terminato. Tornate tutti qui che adesso è arrivato il momento di giudicare qual è lo slime più bello. Era quasi un biscotto. Sì, arriviamo. Vado prima io. Ecco, è stato, questo è il mio.
Ti sei impegnato? Sì. Ok, vediamo. Ok, è un po' strano. E c'è della schiuma. Strano. Vediamo. Oh, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Mattia, ma che cosa hai combinato? Guarda qui. E lo slime non si dovrebbe appiccicare così tanto tra le dita. Il giudice ne sta dicendo di no. Mi dispiace, ma il tuo slime non è il vincitore. Mi dispiace, ciao. No. Ecco, vai, questo è il mio slime. Oh, allora, innanzitutto, ragazzi, non immaginate, ma puzza veramente da far schifo. Sa di aglio? Sì. Ok, anche questo c'ha un po' di schiuma, quindi c'è qualcosa... No, ma questo è proprio liquido. Io non l'avrei toccato, fossi in te. Infatti, mi dispiace Stefano, ma anche il tuo non può essere il vincitore. No. Oh, che schifo. Lo sospettavo. Avanti prossimo! Aurora, spero che il tuo sia migliore degli altri, eh? Ok, grazie. Qui c'è il problema anche del tuo, cioè anche questo c'ha la schiuma. Non è possibile. Sì, che è possibile, guarda, vediamo. No, il tuo! Il tuo! No! Ma che cosa è? Non è uno slime! Ragazzi, vi avevo dato 10 minuti per abbellirlo, non rovinarlo! Niente, mi dispiace, Aurora, anche te non può essere il vincitore! Va bene, va bene. Avanti, prossimo! Avete visto quanto era brutto quello di Aurora? E poi il più brutto e puzzolente era quello di Stefano di sicuro, ma poi col dentifricio ancora peggio l'odore. Ecco il mio, sicuramente sarà meglio di quello degli altri. Ti vedo molto convinta, eh? Sì. Vediamo. Vediamo, però mi sembra. Beh, è un po' meglio degli altri, però c'è qualcosa che cola. Poi puzza di un odore che riconosco, cioè che sento. Ma che schifo! No, mi dispiace, Cinzia, ma anche il tuo non può vincere. Ma come è possibile? Non lo so. Bello! Era bello, però guarda, cioè. No, niente, mi dispiace. È una cosa disgustosa e non si può guardare. Il tuo non può essere il vincitore. Ma che schifo! Chi è rimasto? Giorgia, ci sei? Sì. Spero che il tuo sia quello più fortunato, perché quello degli altri era veramente brutto. Ok. Oh, guardate qua, ragazzi, come luccicoso, con tanti materiale dentro luminoso. Allora vediamo, lo prendiamo. Oh, vediamo. La consistenza mi sembra quella giusta. Quella dello slime. È inodore, perfetto. Vediamo. Secondo me, Giorgia, sia io che i nostri amici da casa potremmo dire che il tuo è il migliore, anzi è il super migliore. Quindi direi che il premio te lo sei aggiudicato tu. Premio! Ecco, premio. Giorgia, questo è tutto per te! 3 kg di slime! Buon divertimento! Grazie! Wow! Aiuto! Sono tantissimo! Ragazzi, però non è giusto! Vince sempre Giorgia! Ma il mio in realtà era perfetto! C'è stato sicuramente qualcuno che ha sabotato la sfida! Il mio faceva schifo, già sapevo che perdevo! Uffa, li volevo vincere io i 3 kg di slime. Giorgina, dove sei? Giorgia, ma che ci fai qui? Ma dove sei messa? Sono messa in una scatola piena di palline. Ma fammi vedere. No, ma io dico, scusami Giorgia, con 2 divani giganti che abbiamo in casa, te dove ti metti in una scatola con tante palline? Babbo. Ok, però vedo Giorgia che ancora non ti sei fatti i capelli, non ti sei lavato la faccia, stai sbadigliando e dovremmo andare anche via. Che ne diresti di andare in camera e vestirti? Uffa, babbo, va bene, andrò in su, camera. Su, veloce Giorgia, che dobbiamo uscire, dai. Giorgia, chi sistema? Te. No, non sistemo io. Veloce che sta facendo solo danni e confusione, ma veloce, dai. E ora chi tocca sistemare? A me, ovviamente. Giorgina, hai fatto? Giorgia, ma sei ancora vestita così? Dai, che bisogna andare via! Non trovo niente per vestirmi perché è primavera e c'è tutta manica lunga! Mi stai dicendo che nell'armadio non c'è nulla a manica corta, Giorgia?
Sì, babbo, sto proprio dicendo quello, che nell'armadio non c'è niente a manica corta. Ok, questo è un problema adesso. Giorgia, mi è venuta un'idea incredibile! Essendo che dobbiamo uscire a comprare qualcosa, potremmo andare a comprare anche qualcosa per vestirti. E allora direi di fare un gioco, cioè andiamo nei negozi di abbigliamento, tu sceglierai quello che ti pare, ma te lo compro solo se indovini il prezzo. Che ne dici? Babbo, un'idea bellissima! È bellissima sì, però c'è un però, nel senso che devi indovinare il prezzo, non è che qualsiasi cosa che tu prendi la puoi mettere nel carrello. Sei d'accordo? Vai, allora, vestiti veloci che si va a fare subito questo gioco. Andiamo! Ragazzi, finalmente siamo arrivati, ma non l'ho portata Giorgia in un negozio qualsiasi. Siamo andati in un outlet dove qui ci sono un sacco di... negozi, cioè, io da qui ne vedo di già mille. Vi faccio vedere una panoramica, guardate ragazzi, è pieno pieno di negozi. Ma adesso però bisogna trovare un negozio dove vendono articoli per... bambini. Guardate, c'è anche la mamma. Anche per la mamma, eh. E c'è anche il nostro canino Lucio. Allora, io direi di incamminarci e andare a cercare qualcosa per la Giorgina. Ok. Mi raccomando, qual è la regola? Che devi indovinare il prezzo e me lo compri. Esatto. Andiamo. Per me. Allora io ti seguo, vediamo. Ora bisogna cercare, Giorgia, il reparto per bambini. Sì. Eccolo, è qui. È qui, Giorgia? Sì. Allora, io ti taglio quale c'ho? Che taglia c'ha la Giorgia? 7-8 anni. 7-8 anni, Giorgia, okay. Era facile, era la tua età, è la tua età, quindi era facile. Sì, babbo, ma... posso cercare qualcosa da sola, però devo indovinare il prezzo. Esatto, quindi io ti devo seguire perché non devi sbirciare il prezzo. Giorgia, ti raccomando, hai un margine di errore solo di 2 euro, ok? Va bene, babbo, andiamo. Cosa ci può essere? Allora, se ti colpisce qualcosa, me lo indichi col dito. E io lo prendo io e tu mi dirai il prezzo. Ok. Vai, iniziamo, veloce. Questo. Questo qui? Sì, la... sicuro? Allora, Giorgia avrebbe visto questa gonna qui. Ok, Giorgia, dimmi il prezzo. 26 e 80. 26,80, ragazzi, il prezzo è di 27,90. Ha un margine di 2 euro, quindi questa la possiamo comprare. Sì. Questa. Sei sicura, Giorgia? Sì. E allora ti devi spostare perché io andrò a vedere il prezzo. Va bene, chiedo io. Sì. Dimmi il prezzo di questa maglietta che tu hai scelto. Dico una cosa a caso. Sì. 25,60. Giorgia, mi dispiace, no, perché la maglietta costa 16 euro, 25, ci sono circa 9 euro di differenza, quindi niente, questa la dobbiamo posare. No. Questa. Questa qui, allora, allontana. Allora, Giorgia avrebbe visto quest'altra maglietta, vediamo ora il prezzo. Dimmi il prezzo di questa maglietta. 16,30. 16,30. Allora vediamo, ragazzi, il prezzo è di 12 euro, quindi Giorgia hai sbagliato di nuovo. Dai. Ritenta. Uffa, non è giusto. Ah, è vero, babbo, ho visto anche questo. Vediamo questa. Ok, spostati, non fai la furba. Dimmi, secondo te questa maglietta quanto può costare? Secondo me 19,30. 19,30. Vediamo, ragazzi, lo guardiamo insieme. Costa 20 euro, avevo un margine di 2 euro di errore e questa la puoi prendere, ed è tua. Sì, che bella. Vediamo, falla vedere.
ragazzi, se questa maglietta vi piace, lasciateci tanti like. Faccio il giro della terza colonna a partire da qui. Ok. Poi faccio il giro di tutte quelle piante e ritorno qua. Vabbè. 3, 2, 1, via. 1, 2. E 15. Ma sono 15 secondi, non sono poche, cioè non sono tanti, sono pochi, eh. Brava. Grazie. E ora si va a cercare un altro negozio. Ok, andiamo. Wow. Ok, bisogna trovare un reparto bambini. Bambini. Bella questa. Questa? Sì. No, non guardare il prezzo. Guardate, questa è quella che ha scelto Giorgia. Vi faccio vedere il prezzo. Ok, Giorgia, vieni. Sì. Nascondiamo il prezzo. Allora, la maglietta è questa. Ok? Okay. Dimmi il prezzo. Secondo me 15,90. No. Sbagliata, ragazzi, guardate. 12,50. L'errore è più di 2 euro, quindi niente, trovo qualcos'altro. Ciao ciao! Pa. Bella questa. Questa, sei, non guardare, non guardare. Sei pronta? Sì. Allora, prima guardo il prezzo e poi tu mi dici il tuo. Va bene. Dimmi il prezzo e dopo lo vediamo insieme. Vediamo. 13. 13 euro? Sì. Lo vediamo subito. Vediamo dove è il prezzo, lo guardiamo insieme. Il prezzo è di 12,55. Ti sei sbagliato solo di 5 centesimi, quindi questa la possiamo prendere. Sì. Allora Giorgia, hai visto qualcos'altro? Sì, ma non guardare il prezzo però. Allora, che cosa hai visto? Questa? Sì. Ti piace? Con Titti? Sì. Allora, aspetta, ne prendo una a caso e vediamo il prezzo. Quanto può costare questa maglietta? 19. 19? Vediamo di quanto ti sei sbagliata. Allora, vediamo, 18. Solo di un euro, Giorgia. Maglietta comprata. Sì. Hai trovato? Questo. Questo vestitino qui? Ok, lo faccio vedere io, veloce, veloce, vediamo il prezzo se si vede. Perfetto. Giorgia, dimmi, secondo te quanto costa? 26. 26 euro? Mm. Lo facciamo rivedere di nuovo, vediamo se si vede. Il prezzo è di 25,10. Giorgia, ti sei di nuovo sbagliata di un euro, però il gioco dice che hai un margine di 2 euro, quindi questo vestitino è tuo. Sì, è bellissimo. Wow. Giorgina esce con un'altra busta con altri vestiti comprati. Sei soddisfatta, Giorgia? Di molto. Vorresti comprare ancora qualcos'altro? Ma certo che sì, babbo, andiamo. Ma come andiamo? Ragazzi, mi sa che oggi ci farà spendere un sacco di soldi. Spero che nel prossimo negozio incominci a sbagliare qualche prezzo. Ragazzi, vi raccomando però, alla fine dovete scrivere nei commenti quanto abbiamo speso in tutto. No, no, abbiamo. Sta spendendo la mamma. No, te. No, io. Ok, andiamo. Babbo, se indovino il prezzo del giocattolo me lo compri? Ma scusa, ma non avevi bisogno solo di vestiti te? No, babbo, entriamo. No, no, Giorgia. C'hai la camera piena di giocattoli, quindi niente giocattoli. Andiamo a cercare un negozio di vestiti. Ma è tutto rosa qui. Quanta roba. C'è un sacco di roba. Cosa ho visto? Cosa hai visto, Giorgia? Questa maglietta super colorata. Ok, dammela a me. Ah, vediamo, la apriamo. Guarda chi c'è, Giorgia, stampata. Chi è? È Minnie. La vorresti? Sì. Solo se indovini il prezzo. Va bene. Guardate, ragazzi, il prezzo è questo qui. Giorgia, dimmi, secondo te quanto costa? Secondo me costa 14. Sei sicura? Sì. Vediamo. Giorgia, ma non è che l'hai visto il prezzo prima? No. Hai indovinato, Giorgia, sì. Ti sei sbagliata di un euro. Ok, vieni, questa è tua. Sì, che bello. Abbiamo finito, Giorgia? No. No, ragazzi, no. Dimmi, che cosa hai visto? Questo. Wow.
Hai visto già il prezzo? No. Prendilo. Ok. Si stava per vedere il prezzo. Allora ragazzi, guardate, questo piace a Giorgia. Il prezzo, vediamo se si vede, il prezzo è questo qui. E ora Giorgia devi indovinare il prezzo se lo vuoi. Secondo me è 33. 33? Sì. Riguardiamo il prezzo ed è sbagliato ragazzi, 27 euro, ti sei sbagliato di 5 euro, mi dispiace. Uffa, posso riprovare con quello verde? No, perché il prezzo è uguale. Giorgia, io direi basta però, No, ho visto questo. Visto che non c'ho un giubbotto per la primavera, lo voglio. Ok, allora mi devi indovinare prima il prezzo. Lo sai qual è la regola. Ok. Ragazzi, il prezzo è questo qui, non so se lo vedete. Si vede? Ok, Giorgia, dimmi il prezzo di questo giubbottino. Secondo me è 42. 42? Sì. Riguardo. Ma non è possibile, ma non è possibile. Giorgia, ti sei sbagliata di 2 euro, quindi rientra nel gioco. Questo è tuo. Sì, anche questo, che bello. Allora, facciamo così, perché non è detto che lo puoi comprare. Prima ce lo proviamo, se ti sta bene lo compriamo, va bene? Va bene. Andiamo nel camerino. Mamma che accompagna Giorgia al camerino per provare le cose che ha scelto e che ha indovinato anche il prezzo. Dove vai, Giorgia? Di qua o di là? Giorgia, dove sei? Possiamo guardare? No. No. Ok, aspettiamo fuori. Chiudiamo. Ragazzi, questo glielo volevo provare io per curiosità. Se gli fosse stato bene gliel'avrei preso, però non le piace alla fine. Quindi, meno male che non ha indovinato il prezzo. Babbo, rimettilo a posto. Ok. Vai, esci fuori e vediamo. Vediamo, Giorgia, come ti sta. Bello! Mi sa che mi tocca comprarlo? Mi sa proprio di sì. Ok. Spettinata. Ho scelto i vestiti a caso per farlo pagare di più. Babbo, l'ho suonato! Giorgia, puoi andare a vedere tu per favore chi è alla porta? Puoi aprire tu per favore allora, Giorgia, dai! Va bene, babbo! Ciao, nonna! Giorgia! Ciao! Come stai, amore? Bene? Sì, bene. No, chiudiamo la porta, vai! Guarda che t'ho portato! Oh, grazie! A fumare una sigaretta fuori. Va bene, nonna. La nonna fuma un sacco di sigarette, saranno buone. Dopo, quando torna, gli chiedo se me ne fa provare una. Nonna, vieni. Dimmi. Ti devo dire una cosa. Perché parli così piano? Perché non mi devo far sentire da mamma e babbo. Che vuoi da me? Mi potresti far fumare una tua sigaretta? No, amore, fanno male. Perché? Perché fanno male, te sei piccola e ti farebbero malissimo. Ma scusami, allora perché te le fumi? Perché ormai ho preso sto vizio e non ci posso far niente. Va bene. Io non capisco, lei ha detto che fanno male, ma perché lei le fuma tantissime? Forse ho capito! Perché non mi vuole dare una delle sue sigarette. Però io la sigaretta la voglio provare perché secondo me sono buone. La mamma e il babbo non fumano, la nonna non me le vuole dare. Idea, lo posso comprare. Sapete che faccio? Ora prendo il computer del babbo e la compro da lì. No, questo non mi piace. No, nemmeno questa. Questa mi piace! Comprata! Oh, c'è il babbo, non devo fare male qua! Andiamo, Lucio, andiamo! Ok, e pipì l'abbiamo fatta! Bravo, Lucio! 2 hours later. Stanno suonando, vado io! No, babbo, è una mia amica, mi deve dare una mia cosa che ti avevo prestato. Va bene, vai!
Guardate ragazzi, la sigaretta che ho comprato. Però adesso dove posso andare a fumare? Senza che nessuno mi vede? Perché sennò sono guai. Idea, posso andare in bagno? Chi c'è in bagno? Chi c'è in bagno? Sono io, Giorgia. Dai Giorgia, mi scappa, devo andare in bagno. Dai, muoviti. Oh dai, non ce la facevo più. Su, vado andare in bagno. Mamma mia che puzza Giorgia, ma che cosa hai fatto? Babbo, ho spruzzato il profumo perché avevo fatto la cacca puzzolente. Ma che schifo però, dai, uff, che puzza. Ragazzi, meno male che ho spruzzato il profumo perché sennò sentiva l'odore di sigaretta. Ok, fatta. Giorgia, che stai facendo? Niente, ho spruzzato un po' di profumo perché c'era una cimice per terra e l'ho schiacciata e faceva molto puzza. Ho capito Giorgia, però questo profumo prima in bagno, in camera, c'è una puzza e si sta morendo, basta però, dai. Comunque ragazzi, Giorgia mi sembra un pochino strana. Non l'aveva mai fatto che tutta la giornata spruzza profumo dappertutto, in cucina, in salotto, in camera, in bagno, si sta morendo dalla puzza. Secondo me, proprio così vado a intuito, mi sta nascondendo qualcosa, ma non capisco che cosa però, con questo profumo in tutta la casa. Chiederò a Cinzia, forse lei capisce qualcosa in più di me. Cinzia, puoi venire per favore? Che c'è? Senti un po', c'è Giorgia che si sta comportando in un modo molto strano e da stamattina che spruzza profumo dappertutto. L'avevo sentito infatti, però lei pensava fosse te. No, non sono io, non che mi metta a spruzzare profumo così a caso. No, non sono stato io, è lei. Chissà perché ora. Non lo so, io ho chiamato te perché magari lo sai te perché. No, no, no. Non mi ha fatto neanche nessun discorso strano, sai, dei suoi niente, no, no. Io l'ho controllata, non vedo piercing, non vedo tatuaggi o capelli tagliati. Quindi non lo so. Bisogna trovare un modo per capire che cosa ci sta nascondendo, perché non è normale che spruzza profumo dappertutto. Che si potrebbe fare? Oh, idea! Allora facciamo così, gli facciamo credere che andiamo a fare la spesa e la lasciamo da sola a casa, ma la spiamo con le telecamere nascoste. È vero! Che dici? Sì! Vai, vai, vai! Ciao! Sento un po', io e la mamma si va a fare la spesa, ok? Posso rimanere a casa? Ok, però Giorgia fai la brava, ok? Va bene! Brava. Sì! Posso fumare la sigaretta senza che nessuno mi può vedere? Sì, che bello! Ok, Giorgina, siamo arrivati, dove sei? Andare a vedere il computer e a guardare le registrazioni, vediamo che cosa ha combinato. Ok, allora dobbiamo guardare le registrazioni di oggi. Sì, quelle. Queste? Sì. Vai. Guarda, sta guardando se noi siamo andati via, guarda, guarda. Vediamo. Quella cosa che c'è in mano è una sigaretta. Ha una sigaretta in mano, ma chi gliel'ha dato una sigaretta in mano a Giorgia? Non lo so io. Andiamo a sentire Giorgia, ti ho beccato, allora esci fuori con la sigaretta. L'abbiamo visto che cosa ci stavi nascondendo. C'è le mani vuote. Sì, c'è le mani vuote. Giorgia, allora non mentire, l'abbiamo visto dalle telecamere, dalle registrazioni, che tu stavi fumando una sigaretta mentre noi eravamo fuori. L'abbiamo visto. Giorgia, l'ho visto. Io diglielo anche te che l'hai visto. Giorgia, abbiamo visto le registrazioni. Esci fuori la sigaretta. Ma dove l'hai presa questa sigaretta? Dove l'hai presa? Chi te l'ha data? L'ho comprato su internet.
Ma Giorgia! Giorgia, ma chi te l'ha detto di comprare le cose su internet? Non si fa! Giorgia, ti avevo vietato nello scorso video di comprare le cose da internet, soprattutto dal mio computer. Ma chi ti ha detto anche di usare il mio computer? Ma poi compri le sigarette! Avessi comprato un giocattolo, ok, ma una sigaretta! Non so, ma come è finta da bambini? Come è finta? Fammi vedere questa sigaretta che è finta. Ma sembra... Ma scusa Giorgia, però t'abbiamo visto che accendevi un fiammifero. L'abbiamo visto dalle telecamere, che tu accendevi un fiammifero e ti accendevi anche la sigaretta. L'abbiamo visto. Lo so, ma per simulare che era vera, ma invece è finta da bambini. Allora Giorgia, a parte che non dovevi simulare nulla, perché ripeto, le sigarette sono da cose da grandi, fanno male anche al corpo. Ma poi hai fatto una cosa ancora più grave, hai acceso un fiammifero in casa, da sola, ma se ti cascava a terra accesa. Ma sai che cosa rischiavi? Lo sai? Potevi... Che si incendiava tutto l'appartamento. Esatto, eh? E potevi anche morire. Ok? Ma te li capisci queste cose? Amore, è inutile che piange. Questa è stata una birbonata di pelle grosse. Basta, da oggi sei in punizione. Uffa, niente Giorgia, la prossima volta ci pensi due volte prima di fare una cosa del genere. Devi smettere di fare le birbonate. Basta, allora, Giorgia, basta. Guarda, questa la andiamo a buttare, va bene? Perché anche perché se è finta, è brutta. È brutta da vedere. È brutta, va bene? Ok? E poi sì, confermo, sei in punizione. È giusto! Dimmi, Giorgia. Ho visto i miei amici giù che stanno giocando. Ok. E posso andare insieme a loro a giocare con la bicicletta? Con la bici? Sì. Però Giorgia, per favore, non ti devi fare male. Ok, perché oggi non voglio andare all'ospedale. Va bene. Vai, fai la brava, quando poi sei stanca ritorna. Okay. Va bene. Con i miei amici, sì! Oddio, ma che succede alla bici? Che le è successo? No, uffa, c'è la ruota gonfia, ora come faccio ad andare a giocare con i miei amici? Mi tocca ritornare a casa. Sapete che faccio? Vado su a giocare col tablet. Stanno dicendo lì a bassa voce. Mamma, babbo! Oh, che? Che state dicendo lì a bassa voce? Mi state nascondendo qualcosa? Non ti stiamo nascondendo nulla, Giorgia. È una cosa che ti diremo dopo, è una sorpresa che sicuramente ti farà tanto felice. Che cosa, babbo? Lo sai che io sono curiosissima, dai, perché non mi interessa? No, adesso non te lo possiamo dire alla mamma, perché ci dobbiamo organizzare, fare tante cose, ma ti prometto che dopo te lo diciamo. Ma comunque, scusami, ma tu che ci fai in casa? Sei andata via 5 minuti fa e sei ritornata? Sì, perché avevo trovato la ruota sgonfia della bici e quindi non potevo andare a giocare fuori con i miei amici. Ok, e ora che cosa vorresti fare? Andare a giocare in camera col tablet. E allora vai, dai, dopo un po' quando siamo pronti ti chiamiamo e ti diciamo cosa ti dobbiamo dire. Va bene. Uffa, non riesco a seguire il video perché c'ho ancora nella testa quella cosa che mi devono dire mamma e babbo. Sono troppo curiosa. Uffi, voglio sapere quello che mi vogliono dire. Lo sapete che faccio? Ora lo scopro io, li vado a spiare. Che stanno facendo? Mamma mia, ma mi tira un sacco. Guarda qua, così mi servono i vestiti più larghi. Mi servono subito i vestiti più larghi. Mamma mia. Vero!
Ma voi ragazzi, avete una sorella, un fratello? Scrivetelo nei commenti. Dimmi Giorgia, che c'è? Visto che la mamma non c'è mi dice quella cosa che mi volevi dire e quando me la dite insieme faccio finta che non me l'hai detto? Io ti ho detto di no Giorgia, non te la dico, non mi corrompere, non te la dico, dopo quando siamo pronti la mamma te la diciamo insieme, va bene? Tu fai la brava. Uffa però! Uffa, ho provato a farmi dire quella cosa che mi dovevano dire segreta, ma niente, non me l'ho detto. Ah, idea! Vi posso far vedere tutti i miei vestiti di quando ero piccola che ora non mi stanno più e darò tutti alla mia sorellina! Sono tutti dentro a questa scatola. Guardate! Guardate, c'è una tutina carinissima! Guardate com'era carina la mia magliettina! Oh, che carina! Guardate com'erano belle le mie scarpe! Sono carinissime! Oh, però devo stare attenta! Perché se scoprono che vi sto facendo vedere tutta questa roba, forse capiscono che io ho capito quello che mi dovevano dire, quindi devo stare molto attenta! Giorgia! Che tutto a posto? Sì, babbo! Perché ti vedo un po' arrabbiata, tutto a posto Giorgia? Sì, sto facendo un po' di stretching. Sul letto? Sì. Certo che sei strana, eh? Ci è mancato poco. Sì. Ok, Cinzia, senti, questa è l'ultima cassa d'acqua, la sistemi te che va un attimo giù? Sì, va bene. Mamma, la prendo io, ok? Perché amore, sei sicura? Sì. Perché te ti puoi fare male, ok? Va bene, amore, grazie. Che gentile questa bambina oggi. Ok, fatto tutto. Giorgina, ma che stai facendo? Sto sistemando l'acqua. Ma perché lo stai facendo te? Perché la mamma si potrebbe fare male. Va bene. Ma quando me la dite quella cosa? Che cosa? Quel segreto che... Ah, la sorpresa. Ma... Allora, ti ho detto Giorgio, quando siamo pronti io la mamma ti si chiama e ti si dice tutto. Va bene, ancora non è il momento però. Uffa, non me lo dite mai. Non capisco perché si arrabbia. Uffa, non capisco perché non me lo dicono. Che c'è di difficile? Dicono, Giorgia, aspetta un bambino, tra poco avrà una sorellina. Che c'è di difficile? Quasi quasi vado a spiarli di nuovo perché sono di là a parlare a bassa voce. Ma guarda qua che carina! È troppo bella! Ma c'è anche il cagnolino, guarda qua con gli occhini rosso! Chissà se gli sta però! Ma se fosse come me, che io sono di 5 kg, questo non gli sta neanche nella manica. Vabbè, ma i bambini nascono anche più piccolini! Vabbè, eventualmente se ne compro un altro, vai, non è sì. Che. Uffa, non è giusto! È vero la mamma che aspetta un bambino, ma non è una femmina, è un maschietto! Avete visto il vestito? Non è rosa, è blu! Quindi vuol dire che io avrò un fratello, non una sorellina! Uffa! E lo sapete cosa fanno i maschietti? Distruggono le bambole, mi prende a botte, distruggi tutti i miei giocattoli, taglia i capelli, poi gli strappa le teste, me li butta dal balcone, mi prende tutti i giocattoli. Io rimango senza. Uffa, non è giusto. La mamma è un fratellino. Uffa. Ecco qua l'ultimo ricciolino. Guarda come è venuto bellino. È carinissimo, sì. È arrivato il momento di dirlo a Giorgia. La chiami? Vai, la chiamo io. Giorgia, senti, puoi venire che è arrivato il momento di dirti quella cosa che... ti piacerà di sicuro. Che fai, vieni? Ora lo so che mi devono dire che la mamma aspetta un bambino maschio. Oh, ma io non lo voglio un fratellino. Giorgia, ma amore, perché
che piangi? Tutto il giorno mi vuoi sapere questa notizia. E ora nel momento piangi? Sì, perché io lo so che mi dovete dire la mamma è incinta. Ma come ci sei arrivata a questa idea? Perché non ce l'ho avuto nella testa. È che io l'ho visti che la mamma si toccava la pancia. Tu gli hai detto di comprarsi vestiti più grandi. Però ho visto la mamma che aveva un vestito da maschietti blu. Mi sa che te non hai capito niente. Il fatto è che la mamma si toccava la pancia è perché aveva mangiato troppi dolci e gli si era gonfiata lo stomaco. E il vestitino blu non è nostro, no. Ma lo dobbiamo regalare. Fagli vedere il pacchettino che la mamma ha preparato. Perché lo dovete regalare a chi? Perché è nato il cuginetto. Era questa la cosa che volevo dire io alla mamma. Ma che avevi capito, Giorgia? Ma dai, stai meglio adesso? Ma poi non capisco, cioè, se era un maschietto e ti aspettavo un fratellino, non andava bene? Infatti. No, perché poi mi taglia i capelli delle bambole, mi strappa le testi. Ma vabbè, comunque in ogni caso c'è da pensarci, perché la mamma non aspetta nessun bambino. No. Stai meglio adesso? Oh, abbracciamoci, vai. Abbracciamoci, oh, un bacio. Ma... No, dai, sempre la nostra bambina preferita. Ma andiamo a trovare il cuginetto. Sei contenta? Ok. E anche oggi, ragazzi, abbiamo terminato un altro video dove Giorgia aveva capito cose completamente sbagliate. Mi raccomando, ragazzi, non tirate conclusioni affrettate. Se no, capirete cose sbagliate. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non avete fatto, ovviamente iscrivetevi al nostro canale. E noi, come sempre, vi salutiamo con un grande wow! Ciao, al prossimo video!